Ragazzi miei, non è andata male. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Questi meravigliosi boots sono veramente carini, visto che ho avuto anche il culo, che mi si sono anche guerra forgiati. Io ho fatto una mitica 5, come potete vedere. Già faccio a parlare. Quindi ce ne andiamo subito a schiaffare, togliendo i nostri 340, che fino a 2 giorni fa ce l'avevo blu, quindi figuratevi. Vi faccio un rapido aggiornamento di skin. Come potete vedere, il mio nano è veramente fichissimo. C'ha le spade che sono più grandi di lui, però questo è un mero dettaglio. Però tutto il resto è veramente figo. Questa skin non l'ho vista da nessuna parte, me la sono inventata io. Da tank, come potete vedere qua a sinistra, è praticamente la fotocopia con lo scudo classico dell'alleanza e quest'ascia che apparentemente non è niente di particolare, ma ci dice spaventosamente. Quando troverò un'ascia figa con queste tematiche di colori eccetera, sicuramente la metterò. Per ora mi trovo bene con questa, che mi sembra che è verde addirittura Sash, però è carina. E in questo momento ho 674 di ping, senza nessun senso, e va bene così, anche perché apparentemente non laggo. Quindi mi sto avvicinando alla soglia del 350 item level, come potete vedere che siamo a 349. Se riuscissi a potenziare questa merda, visto che mi manca pochissimo per fare questi campioni di Azeroth, anzi vediamo se riusciamo a farla oggi. Scherzavo, non mi starò di certo a ammorbare con un farming di War Quest, visto che immagino che chiunque gioca questo gioco già si sta facendo due palle così. Quindi ci andiamo a cercare una meravigliosa mitica che l'altra volta vi è piaciuta particolarmente. Io vorrei farmi almeno una più 4, direi. In realtà direi anche una più 6, ma perché no, cazzo. Ragazzi, alla fine ho trovato per una più 5, che vabbè dai, alla fine non è così malvagia. Però non mi ricordo perché Instant l'ho trovata. E ovviamente è arrivato l'healer, ovviamente, subito. Cazzo, dopo dovevo fare anche questo. Il mega boss che sicuramente non ci dropperà un cazzo. Sicuro 100%. No, i russi. Sono capitato i russi. Porca troia, palle. Oh, intanto io gli volo lì vicino al boss. Volo qua, visto mai che magari passo lì, qualcuno lo sta buttando giù. Cazzo ne so. Intanto ci avviciniamo. Tanto fortunatamente lì l'abbiamo già trovato. Io non riesco a capire però dove cazzo sta questo Azuretus. Forse qua sotto? Assolutamente no. Meraviglioso, sono l'unico non russo in mezzo a russi. Comunque sì, il boss è sicuramente qua sopra. E la madonna, fighissimo. A quanto pare addio boss, visto che mi hanno già summonato. Bravi russetti miei. Tra l'altro mi sono scelto pure quella merda di rotta marcia, dove il secondo boss, se la gente non sta sveglia, è wipe, sembra, almeno una volta. È una perdita di tempo. Quindi, porca troia, non è possibile che ogni volta che rotta marcia sempre il secondo boss gente whip, porco diaz. Come on guys, all in. Tra l'altro ieri sera abbiamo fatto tipo un ride con tipo tutti i tizi inglesi. Favoloso. Ti metti lì a di tutte cazzate ogni tanto in italiano, cioè non ti senti, oppure anche in inglese abbiamo detto. Io ho fatto tipo così. Mi ha detto, uno mi ha detto, are you slapping your body? E io, yes. Figa vecchio, figa. Lilla c'ha 103k, quindi è... Ah no, che non è full, bene. Allora, scrotiamo un po' i DPS. Vabbè, questo lo vedo abbastanza tozzo. Questo lo vedo discreto. Discreto, dai, un discretino. Che culo rotto, 380 eroi core forged. Questo non ci siamo, qui non ci siamo. Però vabbè, confido nel pollo, non confido più nel pollo visto che c'ha due blu. Questo pollo farà pochi danni. Bene, il disconnesso. Si va. Tura di cazzo. Oddio, zitti, ce l'abbiamo fatta. Madonna, mi stavo per addormentare sulla scrivania. Oh, eccoci qua. Sembra anche abbastanza forte, grazie al signore lassù, più o meno. Più che altro vediamo che debuff ci stanno questa settimana sulle mitiche plus.
Speriamo niente di scandaloso. Nemici aggiuntivi che non sono boss. Vabbè, dai. Poteva andare peggio. Preferisco ste robe piuttosto a... Ogni boss, ogni mini boss esplode producendo dei danni ingenti a tutto il party per 150 volte al secondo. Ok, quel Total Balance fa un DPS veramente ridicolo. Ah, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se volete un po' più vlog, perché ho visto che l'altro giorno è andato bene. Allora a me fa piacere fare i vlog, perché sono divertenti, semplici, ma a me piacciono, quindi fatemi sapere se li volete. Mi si vola, si vola. Non si vola, ok, si vola. Fatto il sangue, te lo tieni. Quello continua a svolazzare a destra e a sinistra. Vieni qua, coglionazzo. Do cazzo, è bello reflettare le spelle della gente, guarda, bellissimo. Tempo stesso non è molto bello rischiare di morire. Ok, qui è un po' un casino, quindi teoricamente mi sparo un CD. Per ora no, però aspettiamo un secondo. Ok, sono tipo morto, porca troia, stronza. Qualche CD, non me lo devo sparare a tutti. Guarda che muoio, eh. Porca po... Controllatene uno, Cristo Dio, allora. Non ce l'abbiamo i control. Adesso che ci penso. Questo senza CD voglio cazzo vedere. Ma perché viene solo sopra a me, Cristo Dio? Guarda che botte che tira! Allora, io ve lo giuro, se continuo a vippare su questo bowl per più di per altre tre volte, leave il party. Non me ne frega un cazzo, porco, io non spreco il mio tempo con questi mongoloidi. Riproviamo! Guarda, guarda, cioè, dovrei partire con 350 dot di cure addosso e invece non ce le ho. Guardate che danni! Ma che cazzo è? Impossibile! Cioè, un pull infattibile. Cioè, quel cazzo è il problema? Perché uno deve partire tutto propositivo, poi si trova davanti certe cose. Cioè, non sono mai upato sto coso, mai. No, morto. Vabbè. No, libo, ragazzi, libo. Basta. Ma assolutamente. Ma levatevi dai coglioni, ma scarsi di merda, poi. Cazzo, poi non è che dici che non c'è il gear per tenere la più cinque l'ho fatta tipo la settimana scorsa, cioè avevo 5 dem level di meno e non sono crepato mai, semplicemente quando sai con la gente che è intelligente o no. Però questi, mi hanno cadere caragliati perché 233 gold di repair, vaffanculo a loro. Sapete che facciamo adesso? Cioè, facciamo il mega elittone. Aspetta, prima prendo il coin, così se abbiamo zero possibilità di droppare qualcosa almeno ce l'abbiamo il 2%. Ok, abbiamo trovato già un party instant, meraviglioso, e torniamo davanti al boss. No, cazzo, hanno pullato. Se lo ammazzo la prima che arrivo, guarda, lancio la tastiera di sotto, eh. Ah, voglia, 84%. Allora, vediamo di non farmi esplodere il computer. Non posso stare assolutamente lì vicino perché sennò mi scoppia tutto. Allora, su 2 world boss di fila non ho droppato un cazzo, con 2 coin ogni boss, quindi 4 loot. Vediamo se continuiamo ad avere sfiga cosmica. Questa volta abbiamo di nuovo 2 possibilità, quindi il drop normale più il coin. Vediamo un po'. Con questo boss è veramente figo. Sarebbe bellissimo come mondo. Dai che siamo al 3%. Ok, prima volta niente. Bottino bonus, preparatevi all'artifact power. Facile. Facilissimo. Dio. Non voglio assolutamente commentare questa cosa. Guarda, se all'inizio droppavo, invece di questi boots che sono discreti, quindi non posso dire niente, non so, dei pantaloni di merda che già c'avevo, oppure qualcosa che non mi serviva, c'avevo il titolo clickbait, così scrivo, sono sfigato di merda, tipo, che era perfetto. Così invece non posso nemmeno scrivere, perché sennò uno mi dice, ma cazzo, non è vero, perché hai preso i boots che ti servono. Quindi non so come scriverlo, vabbè, dopo vedrò. Ragazzi, molto amareggiato per questo tentativo di world boss che, vabbè, dentro di me già sapevo che andava male. Dopo i 250 gold di repair circa buttati nel cesso, io vi saluto e vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.